Un saluto a tutti, sono Lorenzo Renzulli del Comitato Tecnico Scientifico della Dam Venice Art Gallery e oggi ho il piacere di avere qui con me Nene Mollai, che ci racconterà un po' della sua arte, delle sue opere. Qui ne vediamo una piccola selezione. Lei è un'artista che ama molto sperimentare supporti, strumenti, tecniche differenti linguaggi. Qui abbiamo in particolare una selezione di alcuni dei suoi intagli su legno e volevo appunto che lei ci parlasse di questi lavori e più in generale ci parlasse di quello che è stato il suo percorso artistico, come si è avvicinata all'arte, quando ha iniziato e quali sono state le tappe fondamentali che l'hanno portata ad un'evoluzione della sua arte e l'hanno portata poi alla produzione dei lavori che vediamo qui oggi. Dunque, sono sempre stata attratta dal colore, dalla forma, dai cambiamenti di stagione, da tutto ciò che era materiale e fisico. Sono cresciuta con un'infanzia stupenda in pratica, perché ero libera di sperimentare tutto ciò che mi passava per la testa, ovviamente nei limiti dell'età. Come percorso artistico ho frequentato l'Istituto d'Arte, poi ho fatto vari corsi di restauro a Passariano, a Villa Manin. Poi corsi di mosaico, corsi di scultura su marmo, ceramica, insomma ho spaziato in tutti i modi possibili e immaginabili. Dopo l'istituto d'arte, circa dopo un paio d'anni, ho aperto la mia impresa artigiana, che è proseguita per diversi anni, poi a causa di decisioni personali ho dovuto chiudere. Nel mentre ho sempre continuato a realizzare non solo quadri, ma anche sculture, per lo più in marmo o legno. La ceramica, poca soddisfazione, devo dire la verità. Infatti ho fatto un paio d'anni, poi ho lasciato perdere perché non era la mia strada. Poi ho frequentato per molti anni gli studi di vari pittori che mi sono fatte amici tra amici dei miei genitori e con la scusa di pulire lo studio curiosavo e poi mi hanno insegnato alla vecchia le tecniche, i segreti. Così ho preso un po' qui, un po' lì, tipo spugna, per poi rigettare tutto all'interno del calderone della mia vita e quindi delle mie esperienze. Una delle cose che amo molto è studiare la storia dell'arte e di come vengono creati i colori, i procedimenti a livello proprio base. Infatti ho una zona del mio orto dove coltivo le erbe per dipingere. Il 90% dei colori delle mie opere sono di mia produzione, infatti hanno origine minerale e botanica. E poi niente, ho continuato a lavorare per collezionisti privati, negozi d'arredamento del lusso. Fino ad arrivare al giorno d'oggi. Bene, come funziona, diciamo, la genesi della tua opera? Hai detto che lavori spesso su commissione per dei collezionisti Sì. e quindi ti commissionano un'opera dandoti un soggetto, un argomento, una Allora, dimensione. no, di solito l'unico vincolo che ho è quello della misura. Della misura e poi magari mi richiedono, preferirei qualcosa in stile Certo, giapponese. con dei In stile Art riferimenti. Nouveau, sì, mi danno delle linee guida generali e poi mi lasciano libera di creare, sperimentare tutto ciò che mi frulla per il cervello. Beh. E com'è il tuo rapporto con la materia, in questo caso con il legno? Dici che tipo di legno è, come lo lavori e come ti rapporti proprio con esso mentre dai forma alla tua visione? Dunque, il legno è la samba. È un legno molto leggero perché realizzando opere anche molto molto grandi, se fosse un legno quale tiglio o cedro, il peso sarebbe eccessivo. Il tiglio lo utilizzo solo per realizzare delle opere di piccole dimensioni, quali fermalibri oppure stampi per stoffe, l'unico caso in cui utilizzo il tiglio. Altrimenti per il 90% delle mie opere utilizzo la samba, che è un legno molto molto leggero. La sua struttura molecolare è molto compatta, quindi anche abbastanza facile da lavorare. Il mio rapporto con questo legno è un rapporto molto carnale, molto primitivo, primordiale. Mi piace pensare, perché in realtà non è così, però mi piace pensare che piego il mio volere, il legno, mentre lo scalpello. Anche se devo dire la verità, quando trovo dei nodi o delle venature, lascio che sia il legno a gestire la mia opera e non viceversa.
Difatti, tante volte ho dovuto modificare in corso d'opera un disegno perché appunto non era possibile continuare per come avevo impostato io il lavoro. Però sì, è un legno dolce e allo stesso tempo molto deciso. Una passione istintiva Certo. lavorarlo, non si può dire altro che una passione primordiale. Quello che emerge in modo molto forte dalla tua produzione è appunto questo, a parte questo forte istinto e questo desiderio di esprimersi, questa appunto forza primordiale, questa voglia di sperimentare molto, no? Quindi di sperimentare materiali, tecniche, appunto ti produci da sola i colori, eccetera. E questo ovviamente fa parte di un inevitabile, direi, percorso di crescita che ogni artista affronta. Volevo un attimo capire meglio quali differenze, se ci sono, da un punto di vista di ricerca, di sperimentazione, tra le tue opere pittoriche e invece i tuoi intagli o altri media, altri materiali di cui hai accennato prima, come il marmo, eccetera. Dunque, mi piace pensare di avere più personalità, di essere un po' folle. Perché in realtà, mentre lavoro il legno, il discorso di progettazione è molto chiaro, è un lavoro schematico. Realizzo il progetto, lo riporto sul legno, intaglio il legno. Conclusione dell'opera. Poi lo dipingo, conclusione dell'opera. Invece, per quanto riguarda la parte dei dipinti, è molto più istintiva, molto più quasi leggera, senza pensare troppo, senza. L'unica cosa a cui penso è l'abbinamento dei colori e a come porli sulla tela, su un foglio o in qualunque punto devo disporli. Allora lì è un lavoro più istintivo, più semplice a livello pratico. Perché comunque intagliare il legno tutto a mano, scalpello, è molto faticoso. Infatti quando non ho voglia di fare fatica dipingo. È un rapporto completamente diverso, fa sempre parte di un'opera d'arte, però è un gioco di equilibri diverso. Mentre sul legno è forza, sul dipinto è passione. Il Bello. dipinto è. Non so come definire. Forse ti dà più libertà in qualche Una, modo no, non di. più libertà, è un'energia interna diversa. Invece di incanalare l'energia, diventare forza, diventare forza e vigore nel dare le scalpellate, eccetera, diventa una forza mentale, un modo anche per evadere dalla situazione, dai pensieri che possono avere tutti. Perché mentre lì devo stare molto molto concentrata, perché se sbaglio non posso Certo. cancellare, una volta che ho intagliato è perso il pezzo. Invece sul dipinto puoi modificare, perché puoi aggiungere i colori, puoi mettere sopra una Sì, è stampa, più gestibile, rattopparli, fare tutto insomma, ciò che vuoi con il certo. colore, a differenza di un legno in Parliamo sé. un po' delle tue fonti di ispirazione. Ci sono opere con chiari rimandi orientali, giapponesi, asiatici, altri che rimandano a iconografie medievali. Altre ancora a decori liberti. Cos'è che ti ispira di più e come funziona questo processo, diciamo, di ispirazione che ti guida poi a realizzare la tua opera? Dunque, in realtà non ho nessun artista come punto, non utilizzo nessun artista come punto di riferimento, ma in base a un profumo, a una musica, a una mia sensazione, spazio. Quindi in realtà posso passare da uno stile liberty a un art déco, a un'arte medievale, appunto come le dicevo prima, questo qui l'ho realizzato dopo aver visitato il castello in Valvasone, dopo una rievocazione medievale. Quindi non c'è qualcosa che mi ispira di base, sono ispirata dalla vita, da tutto ciò che mi viene dato. Sono priva di ogni vincolo e Certo. limite, quindi tutto è un'ispirazione, tutto può essere utilizzato come idea per Certo, un'opera. questa apertura, diciamo, a lasciarsi ispirare, questa forza nel desiderio di sperimentare, emerge con forza, con chiarezza, Sì, insomma. Certo. perché sono una persona priva di ogni vincolo, quindi come tale spazio in ogni cosa senza pormi un limite, senza darmi una Certo. base. Senza porsi limiti, e questo Sì. è molto positivo. Qui siamo appunto alla Dan Venice Art Gallery. Volevo sapere come
hai conosciuto questa galleria, che tipo di rapporto hai oggi con questa galleria, se ci sono dei progetti in futuro, come appunto ti relazioni con questa realtà del territorio. Peraltro tu sei di Trieste, sì. Noi qui siamo nella sede di Mestre, quindi volevo un po' capire come hai conosciuto la galleria e che tipo di rapporto c'è. Allora, innanzitutto è stata Elena. La gallerista. Sì, eh. La gallerista Elena che mi ha scritto complimentandosi per alcune opere che aveva visto su Facebook. Poi ho colto l'occasione di dover consegnare un lavoro qui vicino per conoscerla di persona, avere il privilegio di conoscerla di persona. La considero più che la galleria è l'anima della gallerista, quindi la considero il mio custode di sogni. Perché in ogni opera c'è una parte della mia anima, una parte dei miei sogni, che sia quello di vendita, quello di l'ambizione di essere riconosciuta. Quindi lei custodisce all'interno della sua galleria, che sia per un periodo che poi vanno in vendita, ossia perché si innamora di un pezzo e diventa suo, lei custodisce una parte di me e una parte dei miei sogni. Quindi mi piace pensare che è la mia custode di sogni. Ho un rapporto splendido perché ci capiamo molto bene, siamo molto concrete e determinate entrambi. E progetti? Un sacco. Che li svelerò adesso? No. Certo. Però sì, c'è un rapporto molto intenso, non solo di amicizia, ma un bellissimo rapporto collaborativo iniziato da subito. Quindi perfetto. Continueremo avanti questa nostra collaborazione, non solo di amicizia. Perfetto, ringrazio molto l'artista Nene Mollai e a presto con altre interviste di altri maestri qui alla Denver Art Gallery. Arrivederci.